Eccoci qua, video numero 2, la preparazione fisica di Gigi continua. Una presentazione che non è stata fatta in un altro video. Chi è Gigi? Gigi è un professionista, nello specifico è un preparatore atletico, che ha avuto un determinato tipo di formazione e di esperienza in certi ambiti sportivi, ma non nell'ambito muscolazione. Quindi, perché questi video rappresentano il tra le righe, un insieme di ragionamenti, di pensieri, di concetti che ci devono essere tra la proposta del lavoro e la richiesta del cliente. Quello che sto facendo è lo sviluppo di un percorso atto a colmare questi vuoti, queste competenze che mancano nell'ambito di muscolazione. Quindi, quando ci sono numero 2, cosa vedremo? Innanzitutto do per scontato che i requisiti visti insieme nel primo video, quindi che riguardano la prima sessione, siano stati acquisiti. In tra parentesi mi sto riferendo a come gestire l'intervista iniziale, come organizzare un lavoro base di muscolazione in funzione del numero di sessioni che il cliente vuole fare a settimana e acquisizione della tecnica per gli esercizi base della muscolazione. Quindi, dato per scontato questo, domani sessione numero 2, cosa si fa? Si fa innanzitutto, prima di passare al lavoro vero e proprio della scheda, al lavoro vero e proprio in palestra, ci sarà una fase di riscaldamento per predisporre il corpo, predisporre le articolazioni a quello che sarà poi l'esercizio, la parte centrale dell'allenamento, quindi il riscaldamento. Dopodiché ci sarà un lavoro di core stability, stabilità del core. Vedremo assieme come stabilizzare questa parte del corpo, la parte centrale del corpo, che se ben allenata, ben gestita, mi permette di essere più efficace, più efficiente durante l'esecuzione dell'esercizio, senza dimenticare l'aspetto preventivo nei confronti degli infortuni. Un core stabile è una buona premessa per essere più efficace e più efficiente durante l'esecuzione in sicurezza. E ci sarà un ulteriore sviluppo della tecnica, dove per ulteriore sviluppo non mi riferisco solo al sviluppo della tecnica fine a se stessa per una buona esecuzione, ma anche alla presa di coscienza del proprio corpo mentre eseguo l'esercizio. Presa di coscienza del proprio corpo che passa anche attraverso una regolazione e un controllo della respirazione e una presa di coscienza di come il proprio corpo si sposta nello spazio durante l'esecuzione dell'esercizio. Risumendo, riscaldamento, lavoro di core stability per essere più efficace, più efficiente e lavorare in sicurezza durante l'esecuzione degli esercizi e un ulteriore sviluppo della tecnica, quindi lavoro di tecnica, lavoro di presa di coscienza del proprio corpo attraverso un lavoro di controllo respiratorio e un lavoro di propriocezione. E detto questo, si potrà passare poi alla fase centrale dell'allenamento, l'allenamento vero e proprio, nel corso del quale sarà più forte l'elemento di indipendenza da parte di Gigi durante l'esecuzione dell'esercizio. Quindi per questo video è tutto e noi ci vedremo sicuramente nel prossimo video. Grazie.